percentualità di inquadrare la porta, poi segna un altro discorso, ma sono d'accordo con te, la sua crescita dov'è? Dov'è che è avvenuta? È avvenuta nel proteggere il pallone, per esempio lo scarico che dà Ederson. Prima faceva rimbalzella, cioè non stoppava bene, come lo chiama, mi piace questa espressione De Rossi, il piede non trema. Ecco, gli trema, non gli trema più il piede, ce l'ha fermo e quindi scarica bene. E lo stop è tutto, se indovini lo stop esce fuori un'altra azione. E ultimamente vedo che Scamacca, anche a Cagliari ha fatto così i primi 15 minuti, anche ieri però poca intensità, poca voglia, insomma, di, ma non da parte sua, dall'Atalanta, di magari di chiudere la partita in un altro modo. Insomma, ha avuto delle occasioni clamorose e grazie anche ai suoi movimenti, al suo gioco è molto migliorato grazie al lavoro di Gasperini. No, sono d'accordo con te, continuerà così? Sì, deve continuare così, allora... Dritto in nazionale, l'europeo ci deve andare. È dritto in nazionale. Se migliora in questo tipo di scarico, di legare il gioco con la squadra, Spalletti ci butta un occhio, perché Spalletti è molto attento, cioè non è che poi farà le sue scelte, certamente le scelte ricadranno sull'aspetto dell'affidabilità, dell'aspetto morale. Sai, Spalletti è un po' strano, cioè strano, è giusto, secondo me è corretto, anche magari uno più scarso di lui lo chiama perché gli dà delle garanzie, delle garanzie sul piano proprio dello spirito del gruppo, capito, anche dell'umore. Però ti devo dire, Stefano, che in questo momento, però credo che sia un sta ragazzo arrivando quadrato, nella sia parte arrivando, importante, esatto. Anche nelle dichiarazioni mi piace molto. Sì, nella parte importante della stagione, a ridosso dell'europeo. Perché io credo sta crescendo che, molto. Esatto, sta credo che Spalletti bene. Adesso sta facendo le ultime valutazioni, no? E quindi ci siamo per poi stilare i convocati. Sì, lì la curiosità è legata a Acerbi, sì, Acerbi no. Vedremo cosa deciderà. No, Acerbi c'è. Gravina, do l'abbraccio, scusa. C'è tutti i giorni per abbracciarlo. No, vabbè, ma lì decide che Spalletti. Adesso decide Gravina di convocazione, deciderà Spalletti. Lucianone. Ma perché tu c'hai dei dubbi che Acerbi non possa andare? Io non lo so. Io... Ma veramente? Mi conservo. E tu lo abbraccia, scusa, dopo Gravina? Abbraccerà, che ne so. Come fa? Ci sono le preconvocazioni, quei 50 giocatori poi diventano. Ah, tu dici abbraccia lì, poi dopo lo mandano. Cioè, lo fanno venire lì e poi lo mandano a casa. No.